Sindaco, un anniversario importante, 30 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita Falcone, Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della squadra. Sì, 30 anni. Noi non dobbiamo dimenticare quel tragico evento, anche perché chi ha perso la vita in quel modo cruento l'ha perso la vita per darci un paese libero e democratico e sicuro. Quindi è doveroso essere qui tutti quanti insieme per poter ricordare che dopo Falcone e Borsellino, dopo pochi mesi, ha perso la vita anche Borsellino, come dico. Noi come pubblica amministrazione abbiamo dedicato questo spazio, che prima era via Martiri della Libertà, e difatti Martiri della Libertà possiamo collegarlo al fatto che sono dei martiri per la libertà, questa piazzetta Falcone e Borsellino e agli agenti della scorta. Quindi come vedete noi siamo tutti quanti qua, perché lo abbiamo fatto come segno di riconoscenza nei confronti delle forze dell'ordine, di tutte le forze dell'ordine, che giornalmente si adoperano per darci sicurezza e democrazia. Non dobbiamo dimenticare naturalmente l'ottimo lavoro che fa e che ha sempre fatto e continuerà a fare, e siamo certi, la magistratura, a cui voi, a noi tutti quanti noi, va al nostro riconoscimento, al nostro ringraziamento, perché senza le forze dell'ordine e la magistratura il paese non può andare avanti. Quindi è un momento di ricordo, lo facciamo con particolare attenzione e dedichiamo, abbiamo questo spazio, e mi ripeto, a questi martiri per la libertà. Abel Riolfo, componente della commissione antimafia. Oggi sono 30 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone, e è importante, non solo lui, è importante ricordare queste persone che persero la vita per tutelare la legalità. Assolutamente sì, è importantissimo ricordare, perché solo attraverso il ricordo noi possiamo avere memoria di come deve essere il nostro futuro, che non deve essere come il passato. Quello che noi dobbiamo diciamo, far passare attraverso il ricordo è di far capire ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, di quanto sia importante il rispetto delle regole, di quanto sia importante le regole dei diritti civili, i diritti che sono enunciati dalla nostra Costituzione, che noi tutti i giorni dobbiamo cercare di mettere in pratica nella nostra vita quotidiana e nel ricordo di queste persone. Come membro della Commissione Antimafia della Regione Liguria voglio portare questo messaggio anche grazie al Presidente della nostra Commissione, che sta facendo un grandissimo lavoro, e a breve nella Commissione affronteremo il discorso dei beni confiscati dalla mafia e il modo per restituirli alla comunità e all'associazione affinché possano rivivere nel nostro territorio.